appoggi la bici al muro e dici... È finita. È finita. Ti piace ancora il ciclismo o no? Allora, Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di P20 del Pendola e benvenuti in un nuovo video. Dopo mesi di incertezze da parte dell'ospite, a causa del tema molto delicato che andremo a trattare oggi, è finalmente arrivato il giorno di una delle interviste più emozionanti che vedrete qui sul mio canale YouTube. Dietro questo schermo ci siete voi. Sapete benissimo che per puntare al professionismo bisogna fare migliaia di sacrifici. Sapete anche molto bene che se questi sacrifici non valgono il risultato finale e quindi magari non riuscite a realizzare il sogno, da un giorno all'altro rischiate, perché non è così per tutti, di trovarvi con il morale sotto i piedi. La storia di oggi è di un ragazzo, un ex professionista, che da un giorno all'altro appunto si è ritrovato senza contratto e con una vita tutta nuova da inventarsi. Fino al giorno prima sognava in grande, sognava l'agonismo, puntava sempre a migliorare la sua performance, e dal giorno dopo invece doveva trovarsi un lavoro, inventarsi un nuovo futuro. Ma ora vedete com'è che andiamo a sentire la storia di Nicola Toffali, che sono sicuro che sarà di ispirazione per molti di voi che magari si trovano nella sua stessa situazione oppure ci sono già passati, stanno affrontando un periodo non proprio bellissimo. Andiamo. Eccoci qui. Nicola, io ho già fatto una piccola presentazione, non voglio rubarti niente, non voglio mettere la tua parola. Vai, apriti con il nostro pubblico, col pubblico del capitano, e raccontaci in breve la tua storia. Dove sei partito col ciclismo e poi cos'è successo? Ciao capitano, ciao a tutti. Intanto ti ringrazio per dare parola a quella che è la mia esperienza sostanzialmente. Io ho iniziato a correre in bici quando sostanzialmente sono terminate le scuole medie, quindi indicativamente a 14 anni. Ho ritrovato una bicicletta in garage per sbaglio, se vogliamo, e quindi da lì mi sono appassionato anch'io e sostanzialmente da lì è iniziato tutto. Ho militato in diverse squadre veronesi nelle categorie giovanili, per poi passare dilettante appunto alla General Stoll piuttosto che poi alla Zalf, e nel 2016 sono poi passato professionista in una squadra svizzera. Squadroni comunque hai fatto, sì, tanta roba. Diciamo che ottenevi bei risultati, sì. O eri lì nella media? No, sicuramente le doti diciamo che c'erano, anche perché insomma determinati risultati alla fine non si raggiungono per sbaglio. Da parte mia c'è sempre stata umiltà, nel senso che arrivavo sulle gare sempre con low profile, no? Dicevo sì, vediamo oggi come va, come non va, poi in realtà sapevo che magari potevo giocarmi qualche carta vincente. Poi appunto passando professionista firmai un contratto nel 2016 appunto per una squadra svizzera di 2 anni, e al termine del primo anno sostanzialmente ci comunicarono che la squadra avrebbe chiuso, e quindi sostanzialmente già lì il primo step da primo anno professionista è stato quello di continuare a lottare fino a che non venisse fuori insomma un'altra soluzione, un'altra alternativa. Firmai nel 2017 a fine febbraio praticamente, quindi l'inverno lo feci da solo, allenandomi da solo, andando in Spagna a gennaio proprio per cercare le migliori temperature, però ero sempre convinto di non smettere di correre, diciamo. Quindi c'era ancora la motivazione nonostante fosse un su e giù di assolutamente opzioni. sì, perché non accettavo il fatto di smettere di correre per una mia non scelta, diciamo, no? E quindi appunto a febbraio 2017 firmai per una squadra continentale tedesca, e questo mi portò ad ottenere, seppur con difficoltà, diversi risultati anche a livello professionistico. Nell'ottobre 2017 firmai per una squadra portoghese, dove sostanzialmente ho militato in un ambiente abbastanza particolare, nel senso che le caratteristiche specifiche mie fisiche non erano propriamente adatte al tipo di terreno che si prestava in Portogallo, però questo mi ha dato modo comunque a settembre 2019 di firmare un contratto, il famoso contratto con una squadra ungherese, grazie anche all'aiuto del povero Davide Rebellin. Corso con lui? Non abbiamo corso, ci siamo trovati diverse volte in corsa assieme, abbiamo condiviso 2 settimane di ritiro in montagna, io e lui in casa assieme, e lì veramente ho capito. Com'era? Come tutti lo raccontano? Sì, anzi ancora di più, nel senso che lì veramente in 2 settimane ho imparato più che in 17 anni di carriera praticamente. Quindi una volta che firmai questo contratto ero al settimo cielo, nel senso che si prospettava la partenza del Giro d'Italia in Ungheria, quindi di conseguenza il governo ungherese mise in piedi questo progetto proprio per partecipare al Giro d'Italia, quindi figurati cosa poteva scorrere nelle mie vene. Avere trovato l'adrenalina, la felicità di pedalare e tutto. Bravissimo. Quali pensieri potevo avere? Non vedevo l'ora di iniziare la stagione nuova con i nuovi colori e esprimere al meglio quelle che erano le mie possibilità. Sta di fatto che il 24 di novembre, sostanzialmente grazie a una mail che tuttora ce l'ho, ma serve meglio eliminarla, ma vabbè, ci viene comunicato che sostanzialmente non sussistevano più le basi per portare avanti il progetto, e che quindi ci auguravano una buona fortuna
per il 2020 e sostanzialmente ci lasciavano a piedi grazie a questa comunicazione. Ti ricordi ancora la giornata, cosa stavi facendo? Ero sul divano e arrivò appunto questa mail e rimasi incredulo perché... Fino al giorno prima esplodevi di gioia. Esattamente. E appunto una volta che arrivò questa mail, chiaramente avevamo un team manager italiano con cui diciamo confrontarci, no? Però anche lui non si aspettava questa cosa, però è chiaro che mi viene da dire, prima di mettere in piedi un progetto, prima di far firmare dei corridori, prima di vincolare delle persone, che considera che eravamo circa una cinquantina di persone sotto contratto, firmato e depositato in UCI. Quando hai firmato, dici sono posto con questa squadra, non è che andare a cercare una seconda chance. Bravissimo, tant'è che... Ma non potresti neanche, perché anche se ti svincolano, ormai le altre squadre sono fatte, budget e tutto. Bravissimo, bravissimo. È stato quello che sostanzialmente poi ha decretato la fine della mia carriera. Siamo lontani dal Pogacar di turno piuttosto che l'Evenpool o quant'altro, però a detta di tanti, non mia, non ho questa presunzione di dirlo, qualche anno in più di professionista avrei potuto farlo. Però diciamo che da lì in poi c'è stata una sorta di... Odio verso il ciclismo, no? Sì, assolutamente, nel senso che non tanto per il mezzo in sé, ma proprio per il sistema. Non so neanche trovare le parole esatte, nel senso che sono passato dalle stelle alle stalle nel giro di una mail. Ti ha cambiato la vita proprio, no? Per dire, prima vivevi di ciclismo, agonismo, miglioramento della performance, dati. Il giorno dopo dovevi trovarti una nuova strada, un nuovo futuro. Ho detto, cosa faccio? Sì. Un ciclista del genere, che da un giorno all'altro smette, cioè è obbligato a smettere. Cioè devi reinventarti e non sai cosa fare. È vera sta roba che si dicono, i ciclisti sono fatti per pedalare, ma dopo quando smettono non sanno cosa fare nella vita. Assolutamente. A parte che rari casi di quelli che stanno facendo l'università o Pozzo Vivo che si è laureato. No, assolutamente vero, capitano, nel senso che magari tanti amici, conoscenti piuttosto che mi dicevano, ma scusa, non ci hai fatto un piano B? Sì, lo studi, magari lo pianifichi, se sai che bene o male l'alternativa non c'è. Sì, ma lì devi vivere il ciclismo. In mano, come puoi studiare un piano B? Cioè, nel senso che... Le tue giornate ruotano attorno al ciclismo, sì, non puoi pensare ad altro, a fare un business, non so, a metterti qualcosa. Assolutamente sì, anche perché comunque quando ti dedichi a pieno per il ciclismo non pensi ad altro, nel senso che il tuo unico... Quasi un'ossessione. L'hai detta bene, diventa un'ossessione, nel senso che vivi in funzione di quello, dormi in funzione di quello, riposi, mangi in funzione di quello, fai massaggi, tant'è che come giustamente accennavi in precedenza, metti in discussione tutto, metti in discussione i rapporti umani con gli amici, le relazioni, essere via di casa, non avere sostanzialmente una fissa dimora, è una scelta che si fa e questo lo rifarei. Lo rifaresti? Altre infinite volte. Ma adesso, dopo quel giorno, come si è strutturata la tua vita dal giorno dopo la mail? Cioè cosa hai fatto? Hai ancora pedalato o basta, hai allora, dato via la bici? Da fine novembre che era, sentendomi con Davide, sentendomi, avendomi ancora confronti con lui sostanzialmente, anche perché per me era diventato un po' un punto di riferimento, no? Nel senso che mi aveva aiutato ad arrivare alla firma e quindi saremmo dovuti diventare compagni di squadra, poi ci si allenava, si condivideva del tempo, si condivideva le chiamate, capire come fare, come non fare, insomma sembrava che ci fossero speranze di trovare dell'altro in extremis, tant'è che mi ero prefissato come deadline, diciamo, no? come data di fine speranze il 31 dicembre, ho detto con l'anno nuovo o prendo una strada o ne prendo un'altra. E appunto mi ricordo un momento piuttosto toccante della mia vita, più che di tutta la carriera, nel senso che ci sono state poche volte in cui mio padre mi ha visto o sentito piangere, ed è stato il 31 dicembre appunto, quando al termine dell'ultimo allenamento della stagione, appunto il classico giro del lago con tutti i ciclisti professionisti, dilettanti, amatori di Verona, e una volta che sono arrivato a casa chiamai mio papà e gli dissi, guarda, è finita veramente questa volta, perché sai, finché arriva la mail, senti questo, senti quello, cerchi di arrivare ad una soluzione, vuoi realizzarlo fino a quel giorno. Quando arrivi a casa dall'ultimo allenamento e appoggi la bici al muro e dici è finita, da lì è cominciato un periodo particolarmente buio della mia vita, nel senso che... Ma lì tuo papà, che ti ha visto crescere, cosa ti ha detto, cioè durante la chiamata? Lui ha sempre cercato di dirmi, ma vedrai che qualcosa troviamo, vedrai che qualcosa, una soluzione la troviamo, chiamiamo questo, chiamiamo quello, però in cuor mio sapevo che sostanzialmente era finita davvero, nel senso che lui è sempre stato mai molar, no? Nel senso che anche in quel frangente lì voleva provare di tutto. Sì, di tutto si è anche provato a farlo, però o non sussistevano le basi per poter andare avanti o le porte erano chiuse, quindi l'unica soluzione era quella di smettere di correre. Ad aggravare tutto, a distanza di 2 mesi è arrivato il Covid, quindi zero persone attorno, ti ritrovi solo. Assolutamente. Come l'hai vissuto? Avevi qualche persona a fianco, magari qualche atleta, ex compagno di squadra, o ti sentivi abbandonato? O magari ce l'avevi ma dentro di te ti sentivi solo? Ma sai, magari condividevo con quelli che sarebbero dovuti diventare i miei compagni di squadra. Perché anche loro sono rimasti a piedi o sono riusciti a sistemarsi? Ah no, siamo rimasti tutti a piedi, a parte appunto Davide che ha fatto un altro anno con la Meridiana, se non sbaglio. Però sì, eravamo tutti un po' dispersi, un po' ognuno comunque viveva la propria sofferenza in maniera propria, no? Magari il peso che ho dato io a quella situazione non l'ha
data un altro. Però ti dico, capitano, che la cosa che più mi ha fatto star male è il fatto che non avessi delle linee guida nel mondo normale. Fino a quel momento lì ero stato, passami il termine, servito, riverito, i biglietti aerei, il meccanico che prepara la bici la mattina. Ieri solo quindi, da un giorno all'altro. Cioè, mi interfacciavo in un mondo la realtà, è la realtà. Bravissimo, cioè che è quello del mondo quotidiano, del lavoro. Perché lì fino a quel giorno lì vivevi di adrenalina, cioè di voglia di fare mille robe, tutto lì, cosa fai? Ancora ad oggi, che comunque mi sono reinventato come esattamente hai fatto tu. Domanda secca ti faccio adesso, ti piace ancora il ciclismo o no? Allora, è chiaro che il ciclismo farà sempre parte della mia vita. Mi sono un po' estraniato da quello che è la competizione, da quelli che sono le gare. Hai più toccato una bicicletta? Sì, no, quella sì. Dopo il Covid sono risalito in bici, ma sempre con un po' di amore e odio, no? Nel senso che una volta che ci salgo... Ti ritorno in mente i ricordi. Bravissimo. Mi fa star bene fisicamente, mentalmente, e dall'altra mi deprime, nel senso che dico sempre, ma se quella volta fosse andata così... Ma le tue giornate sono ancora condizionate da quel giorno, da quel periodo della tua vita, o adesso sta andando nel dimenticatoio, diciamo? Sicuramente il tempo non è che guarisce le ferite, perché io non sono convinto che il tempo guarisca le ferite, ma ti fa imparare a conviverci. Quindi magari spesso e volentieri non sempre vado a pensare a questo aneddoto, a questa situazione, a come sono andate le cose. Oggi, in passato, spesso e volentieri ci andavo. Però una cosa che, ahimè, porto dentro è il fatto di continuo... Sali, scendi, emozioni. Bravissimo. Mi rendo conto che magari al di fuori del lavoro, perché là mi reputo professionale e interpreto il ruolo, quindi anche se ho una giornata storta, metto la maschera, poker diciamo, face. Esattamente, da professionista, e mi dedico a quello che sto facendo. Però magari in ambito extra lavorativo vivo giornate dove le emozioni sono mille e mi rendo conto di essere felice, e altre giornate dove le emozioni sono a zero e mi rendo conto che dico, cavolo, ma cioè, che senso ha tutto questo? Te che mi hai proposto di fare questo video, perché hai voluto farlo? Cioè, vuoi trasmettere qualcosa ai giovani, magari qualcuno che si trova in questa situazione o che rischia di trovarsi un giorno in una situazione simile? Sicuramente, nel senso che... C'è un perché sei voluto raccontare la tua storia? Sì, sicuramente, nel senso che anche seguendoti sui vari social, così... Tanti vogliono smettere. È un peccato, nel senso che se la scelta è derivante, diciamo, da una volontà o comunque dal fatto di odiare la bici per quello che ti priva, è un discorso. Quando magari ti ritrovi a dover affrontare situazioni del tipo, io voglio continuare a correre, è la mia vita, però non dico che non ci sia spazio, perché secondo te è giusto fermarsi a un certo punto, ragionare e dire basta, devo finire la mia carriera, se no vado impeggiorando, soprattutto per la salute mentale. Magari uno che non sta ottenendo risultati ma si ostina a voler continuare a fare sacrifici e tutto, uno che ha la possibilità economica, sto dicendo, magari supportato dai genitori, vuole continuare però pur non ottenendo risultati, perché siccome entri in un vortice, un loop mentale che tu vuoi continuare anche se tu stesso non vorresti. Secondo me entri, appunto come hai detto tu, in un vortice dove hai paura di dirti da solo devo smettere, cioè di abbandonare la missione, diciamo. Sì, non vuoi essere quello sconfitto di turno. Sì, e vuoi che sia qualcun altro a obbligarti a smettere. E dopo dai la colpa a quel qualcun altro, che magari può essere il direttore sportivo, il genitore, dice ma sai, io avrei continuato, mi hanno fatto smettere. Certo. Ma in realtà tu stesso volevi smettere. Sì, in quel caso lì sì. Varrebbe la pena fare magari una sorta di esame interiore e quindi capire quando è il momento di appendere la bici al chiodo. Tanti mi hanno detto nei commenti che sarebbe giusto introdurre nelle squadre, dai giovanissimi ai professionisti, la figura dello psicologo, che si guarda sempre il marginal gains, la bici, top, l'alimentazione, il nutrizionista, ma non si guarda la salute mentale. Certo, assolutamente. Perché infatti, sai quanti che dopo ricadono in droghe, malavita, nell'opposto della vita da corridore? Non è il mio caso, nel senso che comunque anche la bici ti insegna a capire quello che è giusto o sbagliato. Però una volta che termina la carriera e prendi una bastonata a livello morale che fa paura, nel senso che cambia la vita, è un attimo, ma veramente un attimo, cadere in strade sbagliate, è un attimo entrare in compagnie sbagliate e creare una sorta di danno fisico oltre che mentale in maniera irreversibile. Quindi il fatto che ti abbia, tra virgolette, chiesto, grazie alla tua notorietà sostanzialmente, di esporre questo fattore del post carriera, è un grido d'allarme che mi va di fare a tutte le figure psicologi, piuttosto che sostanzialmente persone che potrebbero sono nell'ambiente, esattamente, che potrebbero dare una mano a persone come lo sono stato io, come tanti ragazzi potrebbero essere, a supportare questi atleti, nel senso che, cioè, gli atleti vanno aiutati sia in fase di carriera che post carriera. Quando un campione vince siamo tutti capaci di salire sul carro dei vincitori e non sai cosa passa, vantarci, esatto, di quello che magari gli atleti hanno fatto. Però una volta che questi atleti o devono affrontare difficoltà o terminano la carriera, poi nessuno sa più, vengono lasciati da soli.
soli. Esattamente. Proprio sì. Per questo, difatti, ho annunciato sui miei social che sto iniziando a collaborare con un gruppo di psicologi che mi ha contattato appunto per trattare questi temi dei ragazzi ancora in giovane età che da un giorno all'altro decidono di abbandonare il ciclismo, per i genitori e i direttori sportivi che mettono troppa pressione fin dalle categorie giovanili. Quindi ragazzi, lasciate un commento su quello che vorreste sentire su questi temi, mettete mi piace, iscrivetevi e preparatevi un altro episodio su questo tema. Grazie a tutti e grazie Nicola. Ciao Max, grazie. Mai molare, mi raccomando.